よろしくお願いしま E ritrovati un saluto a voi tutti appuntamento con l'editoriale ci rincontriamo e parliamo di un paio di argomenti che hanno una certa rilevanza uno di questi magari più per i giovani più per coloro i quali usano il social network usano navigare usano commentare usano postare attraverso facebook le loro impressioni, le loro osservazioni, il come ci si sente in una giornata, si apre il social, Facebook, il tempo bisogna fare attenzione, non solo non bisogna perderlo, ma nemmeno romperlo a clessidra. Lo sappiamo, ci vuole tanto per costruire e pochissimo per distruggere, avete visto? Io mi sono distratto un attimo e col mio gesticolare, che è tipico dei meridionali in particolare, stavo abbattendo la clessidra. Avrei fermato il tempo, avrei fermato la registrazione, avrei fatto un danno. Basta un attimo, basta una distrazione. Ecco perché io mi chiedo ai politici, faccio un appello, lo so che telemaiga è piccolina, ma uno, uno. Un politico, ci sarà l'ascolto. Riflettete, basta un attimo, un provvedimento preso senza la condivisione, la partecipazione, il dialogo, la ponderazione, la coscienza non solo propria, ma allargata il più possibile a tante altre coscienze. Bisogna fare attenzione perché basta poco, pochissimo per distruggere quello che hanno costruito i nostri avi con tanti sacrifici. E una città si costruisce mattone per, su mattone, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista culturale, sotto tutti i punti di vista, e anche per l'economia è la stessa cosa. Non ci si inventa un'azienda dalla sera alla mattina, si costruisce mattone su mattone, ecco perché la politica deve fare molto attenzione a registrare quello che avviene, a monitorare quello che avviene e ad intervenire affinché il popolo, che è sovrano, venga preso in considerazione e non si smarrisca. Eh, perché se noi votiamo un amministratore in un condominio è perché sia lui che si occupi del pagamento delle bollette, della pulizia del, delle scale, del rifacimento, insomma, di seguire tutta l'attività del condominio, non è che si può stare dietro dietro all'amministratore, come? Non si può stare dietro dietro ai politici, sono loro gli amministratori che devono ricordare ai condomini, ai cittadini, c'è bisogno di voi per fare questa spesa, c'è bisogno di voi per prendere questa decisione, c'è bisogno di voi, indovinate perché? Perché voi siete i padroni del condominio, voi siete i padroni della città, voi siete i padroni della nostra Italia, noi siamo amministratori e quindi ci dovete far capire meglio. Che cosa volete fare di questo comune? Che cosa volete fare di questa piazza? Che cosa volete fare di questa strada? Che cosa volete fare di questa comunità, di questa città? Volete sviluppare più le sagre? Volete sviluppare più il verde pubblico? Volete sviluppare più... Non so che cos'altro si possa sviluppare. Tanto, visto che adesso c'è tanto degrado che lo sviluppo rispetto al, al nulla lo si fa subito e presto. Quindi i politici che stanno oggi sono più fortunati di quelli che stavano pa nel passato, perché quelli che stavano nel passato, che hanno portato alla crescita dei nostri paesi, dovevano pensare con le mani nei capelli cosa fare di nuovo per migliorare quello che stavano amministrando. Oggi per voi è più semplice, c'è il degrado dappertutto, basta poco. Allora abbiamo detto per i social network e poi per quanto riguarda la corruzione, l'omertà, la mafia, l'affarismo, la sporcizia, che è sempre stata. È, è sempre stata. Non è che è nata nell'Ottocento, nel Settecento, nel Duemila o ieri, non è che è nata con noi, con le nostre classi, c'è sempre stata, è proprio insita nella natura. È un malessere della nostra società e la società da quando è iniziata la prima comunità, dalle prime due persone, già queste due persone, senza fare riferimenti biblici, già queste due persone eh, cominciavano a scannarsi. Si guardavano in cagnesco. E allora parliamo di questi due argomenti. mai da 15 minuti questa clessidra, non è che è stata truccata, vabbè, comunque. Stop alle censure di Facebook, a chi non è capitato e quante volte abbiamo sentito da amici su social scrivere o riferirci, mi hanno oscurato, mi hanno bloccato il mio social mi hanno bloccato la mia pagina, mi hanno bloccato, insomma non posso più scrivere, mi hanno oscurato e allora c'è stato uno di questi eh, che ha fatto causa a Facebook dicendo eh, non è possibile che dopo tanti sacrifici tu mi possa oscurare senza nemmeno darmi la possibilità di dire la mia perché magari ho sbagliato, ma ho il diritto di giustificare l'errore che magari ho fatto, specialmente se poi quell'errore l'ho eliminato, rendendomi conto di aver sbagliato. Quindi il Tribunale di Pordenone ha imposto al social network una multa per ogni giorno perso, per ogni giorno di oscuramento. Perché? Perché il Tribunale ha sancito un principio molto semplice alla base del rapporto tra chi scrive e chi è il proprietario della piattaforma. Per chiudere una pagina servono validi motivi ed il contraddittorio. Quindi stoppa le censure motivate da parte del social da parte di Facebook. Il social network non potrà più disattivare profili sulla base di violazioni solo presunte ed evidenziate, senza contraddittorio. Prevista una penale in capo all'azienda americana per ogni giorno di ritardo nella riattivazione dell'account emotivamente disattivato e quanto stabilito dal Tribunale di Pordenone nella causa civile numero 2139 del 2018, così se andate a fare una piccola ricerca la potete leggere integralmente. È stata pubblicata lo scorso 10 dicembre. La vicenda riguarda un procedimento cautelare in cui il ricorrente chiedeva a Facebook l'immediato ripristino del suo profilo personale e l'immediata riattivazione del relativo accesso ad una pagina gestita dal profilo stesso o in subordine la riattivazione della pagina per il tramite di un nuovo account personale. Il Tribunale di Pordenone, la sezione civile, ha accolto il ricorso presentato sulla base delle seguenti motivazioni. Vediamo, sono diverse. La prima, la società resistente pur in assenza di una chiara, seria e reiterata violazione da parte dell'utente, delle condizioni contrattuali ha deciso dapprima di inibire l'accesso e poi rimuovere la pagina, con ciò violando non solo le regole contrattuali, ma anche il diritto di libera espressione del pensiero, come tutelato dalla Costituzione. Veniamo al secondo. L'oggetto del contendere, ovvero la pubblicazione di un video, in presunta violazione della normativa in materia di proprietà intellettuale. Secondo il Tribunale, visto che il video che era stato postato, inserito su social, caricato sulla pagina da questo utente, appena Facebook gli ha inviato l'alert, gli ha detto: Guarda, che hai fatto una violazione delle nostre regole l'utente ha provveduto a levarlo dalla pagina, quindi la condotta non può certo qualificarsi quale chiara, seria e reiterata violazione delle condizioni per l'utilizzo del social network. Terzo, la società a fronte di un possibile abuso, peraltro commesso in buona fede, ha deciso di sanzionare il ricorrente con il blocco e poi la chiusura della pagina senza consentire allo stesso di giustificarsi, adottando un rimedio del tutto sproporzionato rispetto agli addebiti mossi, finendo così non solo per violare le norme contrattuali, ma anche violando i diritti costituzionalmente garantiti al ricorrente. Su queste basi il Tribunale ha deciso di accogliere ricorso, ordinando a Facebook l'immediato ripristino del profilo dell'utente. Il riferimento all'immediato intervento viene giustificato dal Tribunale nella sentenza. Perché? In pratica cosa giustifica il Tribunale? Cosa dà la spinta al Tribunale per poter dire a Facebook, ecco, detta ora tra di noi, l'hai fatta grossa? E che cosa? Per una piccolezza, un piccolo errore hai oscurato e tolto la pagina a questo utente. Perché infatti con riferimento al cosiddetto periculum in mora si osserva che la necessità di un'immediata tutela in via anticipatoria rispetto a quella che conseguirebbe all'esito di un giudizio di merito si giustifichi in ragione della circostanza che il prolungarsi del congelamento di una pagina Facebook determina che cosa? L'assoluta perdita di interesse degli utenti nei confronti della stessa e di conseguenza la vanificazione di tutto quello che è stato fatto dal, da chi ha messo su quella pagina. Insomma, ha fatto tanti sacrifici per aumentare i follower, i contatti, le persone che seguono e quindi l'urgenza, la necessità di dire a Facebook subito devi riattivare la pagina e devi riconoscere ogni giorno una, un tantum, una multa all'utente. Eh, perché altrimenti questa è una vera e propria censura, è un vero e proprio staccare la spina a secondo delle cose che fanno più o meno piacere al patron o ai patron di Facebook. Il provvedimento anticorruzione, quindi cambiamo argomento e veniamo ad un altro aspetto di cui si parla molto. Infatti, nelle maglie del provvedimento, nelle maglie del DDL anticorruzione, chi è? Qual è la parte più importante? Chi è il pilastro? Il pentito. Ecco, ecco. il pentito sì, ma come funziona? Vediamo cosa ha in mente il governo giallo-verde che sta portando all'approvazione questo provvedimento e che tanto ci tiene a questo provvedimento. Perché la novità rilevante nei processi giudiziari dei prossimi anni, qual è? Che chi si pente di un atto corruttivo può salvarsi. Nasce così il pentito da corruzione. La figura è stata inserita nel DDL anticorruzione ed è stata approvata al Senato per attaccare questo tipo di reato che in Italia, secondo la Corte dei Conti, è un fenomeno devastante che incide in modo significativo anche sul debito pubblico. Nel nostro Paese i sistemi di controllo sono scarsi ed inefficaci, ha spiegato nel 2017 il procuratore generale Claudio Galtieri. Il primo antidoto alla corruzione qual è? La trasparenza, ha detto qualche mese fa a Il Sole 24 Ore il presidente della Corte dei Conti, Angelo Busceima, che però non si raggiunge con una miriade di obblighi concentrati su singoli aspetti puntuali e slegati da un obiettivo sistemico. Tra i più rilevanti vi sono la semplificazione delle regole ed effettività degli strumenti di contrasto. Come a dire, non si debella la corruzione con un'aggiungua di norme, anzi vale il contrario, più norme vi sono, più è facile aggirarle, approfittando dei conflitti interpretativi tra queste. Eppure in Italia, anche in uno studio recente di un'impresa, si scrive che la corruzione divora, non briciole non migliaia di euro, la corruzione divora 10 miliardi di prodotto, di nuovo il PIL, avete visto? Ritorniamo sempre al PIL, 10 miliardi di prodotto interno lordo l'anno, per complessivi 100 miliardi in un decennio. Ma lo abbiamo detto, sono una vita che noi diciamo queste cose, ci fa piacere che adesso lo scrive solo 24 ore, lo, scrive, lo abbia detto nel 2017 Galtieri e noi stiamo facendo questa battaglia come linea editoriale da tanti anni. La trasparenza, che sono tutte queste norme, queste normette di qua di là che alla fine anche chi deve interpretarle, chi deve decidere quale applicare di queste, si trova in una. Si, in, in un sistema di confusione e qualsiasi cosa applichi magari c'è quella che o quello che dice hai sbagliato. Nel nuovo provvedimento anticorruzione del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede viene introdotta la norma che permette anche a chi abbia partecipato a delitti corruttivi di potersi pentire e far punire i propri complici, sistema di sicuro antipatico. Tra di loro si chiamano infami. Avete mai visto un film Mafia dell'Omertà? Infame, mi stai tradendo. Tra di loro infami. Qua invece si tratta di un antipatico che potrebbe scatenare effetti controproducenti non previsti, ma risultare anche di una qualche efficacia. Lo si capirà naturalmente con i fatti, andando avanti, verificando questo provvedimento produce degli effetti positivi. Vediamo come funziona, secondo il legislatore. Chi denuncia eventi corruttivi deve poter provare il reato e mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria le somme di denaro oggetto dell'attività, ma la non punibilità nei confronti dell'autore che si pente scatterà solamente se la sua denuncia arriverà prima che egli stesso abbia avuto notizia dello svolgimento dell'indagine a suo carico e ci magherebbe. È troppo bello pentirsi quando sono venuti i carabinieri a prenderti per portarti dentro, per intenderci, lo devi fare prima, altrimenti non sei un pentito. Eh, sei un furbacchione in Italia, siamo tanti i furbacchioni, gli italiani sono furbacchioni. Allora il denunciante, per evitare, ma anche chi fa le leggi, per fare delle leggi contro i furbacchioni, e anche lui furbacchione. Ecco perché io dico siamo furbacchioni. Il denunciante per evitare di essere punito, altrimenti come fa a fare delle leggi di contrasto di un sistema che non comprende, per comprenderlo devi anche tu essere qualcuno che conosce quel sistema. In buona fede, naturalmente, non perché lo conosci perché sei un delinquente. Ecco, il denunciante per evitare di essere punito deve quindi fornire prove e indicazioni concrete del reato e permettere di individuare i responsabili. E non verrà punito se metterà a disposizione dell'autorità l'utilità percepita, denaro o altro, o darà indicazioni concrete per individuare i beneficiari dell'atto corruttivo. Questa serie di modifiche sono state inserite nel DDL anticorruzione al Senato, approvato qualche giorno fa, dopo un pasticcio iniziale. Ne avete sentiti tutti i colori, lo so. E gli attacchi ricevuti dagli amministratori locali. <ride> Nella stesura originaria la norma non prevedeva, per chi si pentiva, né l'obbligo di provare il reato, né la prova del pagamento del denaro o di altra utilità, con il rischio di elevare a diritto la giustizia sommaria, visti anche i tempi e la farraginosità della giustizia italiana. Quella del pentito da corruzione è un provvedimento che comunque dovrà essere testato sul campo a fronte dell'applicazione della norma, attenzione, attenzione, soprattutto attenzione, attenzione nei contesti locali, nei contesti locali, date le complicate procedure che regolano l'azione di che cosa? della pubblica amministrazione, della pubblica amministrazione, della pubblica amministrazione, della pubblica amministrazione, se guardate il disco, no, la pubblica amministrazione, che dovrebbe essere il settore principalmente interessato dal provvedimento, la pubblica amministrazione. Quindi amici sindaci, amici consiglieri, amici amministrazione, avete sentito? E lo dice il ministro, lo dice il giallo-verdi, ma di qualsiasi colore siano questi che lo dicono, in realtà lo dicono anche dei rappresentanti istituzionali importanti, si parla di 10 miliardi di, di danni e voi state a litigare per un miliardo o due se spostarli di qua e di là con la Comunità Europea, qua abbiamo 10 miliardi che se ne vanno così a farsi friggere perché? Perché ci sono problemi. Dove ci sono i problemi? Nel momento in cui non c'è la trasparenza e dove ci sono problemi, dove la legge andrà a intervenire particolarmente? Nella pubblica amministrazione. Penso che si sarà capito. E sappiamo che cos'è la pubblica amministrazione. Un saluto a voi tutti.